Buonasera a tutti, grazie di essere così numerose. Quanta gente? Dunque, serata con Eddie Doran, o se volete il campione del mondo, ma io preferisco dire l'amico Eddie, che puntualmente ogni anno ci viene a trovare cortesemente, ci fa molto piacere questa cosa. Allora, la serata verte su tecniche di pesca, finali, attrezzature, chiacchieriamo un po', e finali. Ci farà una panoramica su, su di tutto e più. Signori, io lascio la parola a Eddie e buona serata a tutti. Beh, buonasera a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere venire. Ormai è diventato un appuntamento annuale. E facciamo una chiacchierata su, sulla pesca, su quello che volete, perché man mano che si parla, se qualcuno vuole fare delle domande, ha dei chiarimenti da, da farmi, li possiamo tranquillamente fare, si può parlare di tutto quello che volete. Se riesco a rispondere, ci provo. E ogni tanto sono delle cose strane. Allora, parliamo un po' di pesca a ninfa, diciamo, perché a secca non so cosa c'è da dire. Bollano, uno lancia, quando bollano, più o meno prende. No, parliamo di pesca a ninfa. So che ci sono delle persone che stanno facendo il corso, che hanno appena iniziato, e quindi partiamo da, diciamo, dalla, dalla base, poi sviluppiamo un po' il discorso. Normalmente per pescare a ninfa si usa una canna, diciamo, lunga, e per lunga intendo una 10 piedi. Da ormai qualche anno si stanno usando canne abbastanza morbide, performanti, ma non molto rigidi, diciamo coda 2, dalla 2 alla 4, 2, 3, 3, 4. Ci sono stati anche dei produttori che hanno, come si dice, presentato canne coda 1, coda 0, però io sinceramente non ne vedo l'utilità. Se vi capita se vi viene in mente di comprarle, pensateci bene, perché purtroppo quando si attacca un pesce voi tirate, il pesce sta lì normalmente, perché quando si prende un pesce appena appena di taglia sono canne che non hanno né nervo né niente, se c'è un po' di vento non riuscite ad usarle, e se pescate a filo è peggio ancora. Poi uno, insomma, l'attrezzatura, quello che va bene a me probabilmente poi non va bene a un altro, è abbastanza soggettiva. Ho una canna che piace a una persona, può non piacere a un'altra. Però normalmente si usa una canna che va dai 10 piedi agli 11 piedi. Io la canna da 11 piedi non la uso molto, anzi non la uso per niente, perché è una canna che a mio giudizio è una canna impegnativa da usare tutto il giorno, che stanca, qualora dovessero bollare i pesci con la 11 piedi diventa molto difficoltoso montarci una secca e lanciarla, e tranne, siccome si può entrare in acqua normalmente nei fiumi, tranne in eventi eccezionali dove c'è una piena, dove c'è l'acqua alta e non si riesce a entrare e abbiamo la necessità di pescare un po' più in là. Per il resto uno fa un passettino in acqua e si avvicina al posto di pescare senza aver bisogno di avere canne molto lunghe. Partendo appunto dalla canna, perché vi faccio una premessa, parlo di forse 20 anni fa, quando la pesca ninfa più che altro, era iniziata con le competizioni. Io faccio gare da fine anni 80, e ai tempi si pescavano con quella canna di 10,7, anche perché poi si pescava soprattutto su pesce di missione, che non era grosso, però si pescavano anche con i fini molto più 16, 18,
ninfe dell'otto, insomma, era una tecnica tutta particolare che poi si è sviluppata e è arrivata ai tempi attuali con canne molto più morbide, più sensibili e più gradevoli anche da pescare, e c'è stata tutta una trasformazione. Le gare, che piacciono o no, come in tutti gli sport, hanno portato all'evoluzione della tecnica, perché come nella Formula 1 abbiamo macchine super performanti, anche poi le tecnologie delle gare vengono riportate sulle nostre strade. La stessa cosa è successa per la pesca mosca, soprattutto per la ninfa. La pesca a filo penso che la conosciate tutti, o più o meno anche i nuovi prima o poi ne sentiranno parlare. È una tecnica che nasce circa 20 anni fa, forse di più, 25, dai polacchi, che poretti loro non avevano i soldi per comprarsi le code e usavano il filo per pescare. E poi sempre questo poi è successo e sviluppato nelle gare che facevano tra i polacchi, i cechi, nella loro parte, e in parte poi anche il mondiale. Nel mondiale forse sono arrivati il filo una decina d'anni fa, forse meno, la pesca, la tecnica col filo, però i polacchi la usano veramente da tanto tempo. E cominciando a parlare un po' di tecnica, la pesca a filo è nata nei paesi dell'est per il motivo che dicevo, ma soprattutto perché era utile per quando si pescava in lontananza, perché non avendo un peso specifico elevato e comunque molto inferiore rispetto a una coda di topo, il filo, quando si pesca a distanza le ninfe tendono a restare dove vengono lanciate, con la giusta, il braccio alzato, ovviamente c'è da fare tutta la passata e il contatto che si ha durante una passata, non avendo il peso non essendoci il peso della coda, ovviamente le ninfe lavorano a distanza per molto più tempo rispetto a una coda di topo, che in fase di passata con il peso tende a portare verso di noi le ninfe e non farle lavorare nel posto desiderato. La difficoltà della pesca con il filo soprattutto c'è nel lancio, perché bisogna far caricare la canna ovviamente non viene caricata con la coda, ma viene caricata con il peso delle ninfe. Quindi quando io vedo che molta gente ha difficoltà poi a lanciare un po' più distante rispetto al solito sottocanna, perché commette l'errore di non caricare la canna. Per caricare la canna cosa vuol dire? Che quando uno fa il lancio indietro non si può anticipare il lancio come nella secca, come quando si ha su una coda di topo normale. Voi sapete che nella dinamica di lancio, quando si sta facendo un backcast, il lancio all'indietro, se noi facciamo distendere completamente la coda perde di tensione, perde di potenza, e come si è distesa, nello stesso istante cade verso l'acqua, verso il terreno dove state lanciando. Di conseguenza, per avere il massimo del caricamento della coda, si tende ad anticipare più o meno il momento di distensione della coda. Questo penso che lo sappiate tutti, no? Il contrario invece, per raggiungere un caricamento della nostra canna, bisogna proprio, non avendo il peso della coda, bisogna cercare di caricare, far sentire il peso delle ninfe alla nostra coda. Quindi bisognerà lanciare, quando si fa il backcast, indietro, far distendere completamente. Voi le dovete anche addirittura sentire ai primi momenti, sentire le ninfe che sentono, che si distendono. A quel punto dovete lanciare avanti, possibilmente con un filino anche di doppia trazione, perché la doppia trazione serve proprio per andare a caricare ancora di più la canna e per ottenere un lancio più distante, più
performante. Ci siamo? Un altro trucco per qualora voi non abbiate parecchio spazio alle vostre spalle e comunque voi dovete cercare di caricare la vostra canna, perché avete provato a lanciare le ninfe e non riuscire a lanciarle con un po' in distanza perché non avete il caricamento. Quindi questo caricamento lo dovete cercare con l'acqua, e mi spiego. Se voi avete delle piante, per dire, qua ci sono delle piante, volete cercare di lanciare a 4, 5, 6 metri, che è la distanza che non riuscite a fare, diciamo, con un lancio semplice, e non riuscite a caricare la canna, voi dovete buttare le vostre ninfe verso valle e quindi a mettere tutta la vostra coda e il vostro filo in tensione. La canna a questo punto si carica, la dovrete portare, diciamo, verso valle. In questo modo otterrete la trazione dell'acqua sulle ninfe, che vi farà caricare la canna. E questo è un altro sistema per riuscire a lanciare le vostre ninfe, diciamo, a distanza, caricando la canna. Altri modi non con il filo non ce ne sono. Sì, vabbè, ma quello è lancia balestra, non è... Ah no, beh, si può fare il lancia balestra, però non c'entra niente con la pesca a filo. E questo, diciamo che questa tecnica, lo scopo era appunto, allora, quello di pescare a distanza e di rimanere in pesca in distanza, e quello di pescare a scendere e di far andare verso il fondo le nostre ninfe più velocemente rispetto a quando si usa una coda. Perché se voi state pescando a scendere, diciamo, voi lanciate davanti a voi e fate una passata, se avete la coda di topo, sto parlando di lanci di 10, 12, 15 metri, insomma, non sotto canna, se si No, se peschi a scendere, se sei una lama, peschi anche a distanza. 15 metri. Anche di più. Poi magari il problema è quello di ferrare il pesce, però puoi pescare anche più di 15 metri. Soprattutto se sei su una lama, su un raschio. Certo che se sei nelle acque bianche, ovviamente devi pescare in una zona abbastanza limitata, però tanto per capirci, sull'Adda Talavona, la lama sotto il ponte, sai, penso il campo gara, che c'è il lamone sotto, se devi pescare un po' lungo 15 metri fai, ne fai anche di più, se ti metti a pescare anche a metà fiume, più o meno la distanza è quella. Se lo sai lanciare sì. Però non stavo parlando di un lancio fatto con la coda, no? A distanza. A parte che con il lancio, col filo puoi lanciare anche più di 15 metri, se sei capace. Se non sei capace, ovviamente, lanci da qua lì, e il discorso non si pone. Però a 15-18 metri sono riuscito a lanciare. C'è un po' un casino, però. E comunque stavo dicendo, quando tu peschi a scendere e... usi la coda, tu avrai solo la parte terminale, la parte del tuo finale, che può essere lungo 3, 4, 5 metri, che affonderà. Mentre se tu usi il filo, pescando a distanza 10, 15 metri, quello che uno può lanciare, affonderà praticamente tutta la tua parte di filo, non avendo la coda galleggiante che ti tiene su come si dice, che ti tengono su, comunque gli artificiali gli impediscono di andare sul fondo nella maniera corretta. E questa tecnica appunto era nata in Polonia, in Repubblica Ceca, in Slovacchia, dove loro pescano moltissimo a scendere perché hanno una grossa presenza di temoli, e i temoli sono superiori in parecchi fiumi a livello numerico rispetto alle trote, e di conseguenza il temolo viene tranquillamente, o si può tranquillamente pescare a scendere, perché
siccome non è un pesce che si spaventa o ha paura, pescando a scendere lo si pastura tra virgolette, perché uno cammina. Io ho provato a avere un trattore in Repubblica Ceca che mi passava nel fiume, mettermi a pescare nello sporco che ha tirato sul trattore e cominciare a prendere i pesci, quando prima non si prendeva niente, perché ha smosso il fondo, ha smosso le ninfe e i pesci hanno cominciato a mangiare. Quindi soprattutto al temolo interessa veramente poco se uno cammina in acqua o anzi. Più si cammina, più si muove il fondo e più si prendono pesci con il temolo. La trota, pescarla a scendere, non è una cosa secondo me da fare, perché a parte l'alto numero di pesci sbagliati e slamati, la trota tende comunque a scappare se uno scende, o la pesca lontano, se no come ti vede arrivare prendono e se ne vanno, quindi soprattutto nelle nostre acque che sono molto limpide e purtroppo bisogna stare sempre più attenti, i pescatori ce ne sono tanti, i pesci ce l'hanno piene le scatole anche di vedere la gente per i fiumi, quindi bisogna stare attenti. E per la pesca a filo si utilizza un po' di tutto di più, da finali da surf casting o da comunque da 15 metri che vengono venduti per sia la pesca in mare che per altre attività, finali da 10 metri colorati, poi ci sono finali sempre da 10-12 metri, tipo lo strike indicator ogni 30-40 cm cambia colore, si usa del filo UV, io uso un filo anche UV del 28, UV perché con la luce del sole si illumina, diventa blu e in quasi tutte le situazioni si riesce comunque a seguire la passata quando si va a pescare a distanza, perché se si va a pescare da qua la sedia sì, lo si vede bene, però non ha quella grande utilità. O delle level, si possono usare anche tranquillamente delle level che forse aiutano un po' di più nel lancio, non hanno memoria e chi più ne ha ne metta. Io personalmente, ripeto, a filo non ci pesco tantissimo, il mio finale standard è un 12 piedi conico che finisce con il 22 che è un 2x o un 25 che è un 1x, al quale attacco 60-70 cm di bicolor. Voi sapete che ci sono i fili, gli strike indicator, no? Io prendo metà rosso, lo piego, ne faccio la metà, metà giallo, faccio la metà e lo piego, quindi vado a usare metà, se è lungo per dire il rosso 70 cm, ne prendo 35 e 35, tanto per capirci, e sono circa 60-70 cm di bicolor, che vado ad attaccare direttamente al mio conico da 3,60, da 12 piedi. Quindi diventa da 3,60, ci metto 70 cm, sono a 4,30 m e poi metto circa 1,70 m, 1,80 m, 2 m di tip dello 0,10, 0,12 a seconda di quello che si pesca. Non è necessario fare una scalatura, nel senso, se il bicolor è del 22 non è necessario fare 18-16, avere una progressione diciamo di tip, perché abbiamo il peso delle ninfe che va a distendere già il, come si dice, il nostro finale, se abbiamo fatto un lancio corretto. Se abbiamo fatto un lancio a canocchio ovviamente non c'è progressione che tenga, però se abbiamo fatto un giusto lancio, una giusta distensione, sarà il peso delle ninfe che andrà a distendere il nostro terminale, quindi non c'è assolutamente bisogno di fare una progressione. Alla fine del... se no poi si mettono anche
poi ve le faccio vedere, questi strike indicator con le palline si usano anche, anche questi. Aspetta che lo faccio vedere. Non perde l'elasticità così dal 22 al 12. Perde? Elasticità. Elasticità? Nel senso che non ha una progressione di vista esattamente fissa. Ah, ma cosa vi dovrebbe servire? L'elasticità. Non pare che si strappi, c'è troppa differenza. No, ma almeno non. Io non ho mai trovato questo. L'hai fatto? Sì. Ah, ok. Non ho mai trovato questo, perché comunque se dal 22 tu cosa faresti? Metteresti un pezzo di... almeno un 18 per un 12. E che cosa cambia? Mi do un po' meno... No, assolutamente no. Non ho mai riscontrato. Il pesce, se lo devi strappare, lo strappi anche se gli hai messo su un 18, un 16. Anche perché comunque... andresti, a mio giudizio, a peggiorare la cosa, perché se tu dal 22 gli metti un pezzo così di 18, allora partendo dal presupposto che dallo strike indicator, guarda, ne prendo qua, ho un finale tipo normalissimo, non è un conico ma è un finale a nodi, però lo apro giusto per far capire. Se siamo in una condizione di fiume, diciamo normale intendo correntine, qualche buchetta, i nostri torrenti che abbiamo, la Valtellina, insomma, o il Mera, o i nostri fiumi, che hanno un'altezza media di 70-80 cm, un metro, poi ci può essere una buca di 3 metri, però lasciamo perdere, non stiamo parlando di quello. Io normalmente dallo strike indicator, che è questo qua, io lo uso così o anche più lungo, di solito lo uso lungo così, se io vado a mettere un pezzo di 18, poi dovrò mettere il 12 e il bracciolo non puoi metterlo a un chilometro dallo strike indicator, perché se lo metti a un chilometro dallo strike indicator non ti lavora più, perché io normalmente faccio un braccio fino alla spalla dallo strike indicator al bracciolo quando pesco con due mosche, e poi circa un braccio per... se tu vai... allora questo pezzo qua di 0,12 ti serve per avere una determinata elasticità in caso di ferrata, a parte che si usa il fluorocarbon, è abbastanza secco, però parliamo che di un filo normale, di un nylon, e che tu stai lavorando su quanto può essere qua, un metro dieci, un metro e venti, e ha una determinata elasticità. Se tu gli vai a portare via tanto così, che possono essere 50 cm di 0,18, non avrai più questo pezzo di 110 cm, ma avrai 50 cm di 0,12. E 50 cm di 0,12 ti posso garantire che non lavorerà come un metro e dieci di 0,12. Ci sta come ragionamento? Di conseguenza non trovo necessario fare una progressione, perché più ce l'hai lungo e più avrai un po' di elasticità, ti permetterà di magari di ammortizzare una ferrata sbagliata. Però quando sbagli la ferrata puoi mettere tutta la progressione, tutto quello che vuoi, spacchi, fine di trasmissione, rimetti su le tue mosche e vai. Io normalmente faccio un'asolina, dove qua? Sì. Il perfect loop, che in questo caso adesso l'ho toccato. Oppure si mettono gli anellini, i micro ring. Allora, il micro ring è molto comodo. A me non entusiasma molto, perché è un peso supplementare che vado a mettere sul terminale, e quando sei in fase di pesca tu vedi il terminale che ha una specie di... si spezza un momentino, come ho visto degli strike indicator a pallini che sono delle porcherie assolute, nel senso che hanno 10-15 palline in 20 cm e quelli proprio li vedi che lavorano così, lavorano
e non hai più una progressione, non hai più una linearità del tuo finale. Ma dopo, insomma, un po' di anni, un po' di studio, io ho messo, non so se si vedono così, sono 7 pallini a una distanza di circa 4 cm uno dall'altro, e questo qua di peso non ne ha, io lo uso anche quando pesco a secca, i pallini del genere, non sto neanche a toglierli. L'unica controindicazione è che se frusti a secca troppo velocemente, magari per solo asciugare le mosche, è facile che qualche pallino si possa rompere e saltar via. Poi se uno dice perché si è rotto, è perché hai frustato, perché non dovresti farlo. Comunque, stavamo dicendo del terminale che io uso normalmente. Perché uso questo terminale? Primo, perché facendo qualche gara il regolamento ti dà due volte la canna, quindi sono 6 metri e io uso un terminale a 6 metri. Secondo, oltre a questo regolamento che a uno può fregare o anche no, ti permette di pescare comunque anche a filo, perché 6 metri sono tanti, perché 6 metri sono fino all'ultima fila, poi fai conto che hai 3 metri di canna, hai 1 metro di braccio quando peschi così, quindi diventano, magari non sono 10 ma sono 8 e mezzo perché hai le tue ninfe in acqua, però quando peschi a questa distanza è già una bella distanza per pescare, perché poi più si va in là, più si va a pescare distanti e meno controllo abbiamo delle nostre mosche, e noi dobbiamo sapere in qualsiasi momento dove sono le mosche, dove stanno passando, a che profondità sono, dove stanno lavorando, perché se io vedo una pietra e gli voglio far passare le mosche là, devono passare là, di fianco alla pietra, non una volta su, una volta giù, una volta gli passano sopra, e ci vuole un filino di precisione. E con un terminale del genere io ho visto che sinceramente riesco a farci un po' di tutto, perché quando vedo anche due pesci che bollano, io gli strappo le mie ninfe a il 22, se non c'è vento gli attacco 2 metri di come si dice, di 0,12, e posso tranquillamente pescare a secca perché ho una progressione, mentre se ci fosse il vento a quel punto devi per forza mettere un pezzo di 18, un pezzo di 16, un pezzo di 14 e il tuo 0,12, perché devi cercare di distenderlo, e se non fai così e con un po' di vento magari ce l'hai anche contro, è dura distendere 2 metri di 0,12 partendo dal 22 così. Però vedo, ripeto, è un terminale che mi permette di pescare un po' in tutte le maniere, ci puoi pescare veramente a ninfa, emergente, a secca. Per chi inizia io sconsiglio vivamente il filo. Prima parlavamo a tavola dicendo che lui ha provato, quando pescava con la coda non sentiva niente, poi ha messo il filo come d'incanto, ha sentito i pesci, ha sentito meglio. Può essere vero, ma il passo prima di arrivare al filo è quello di lanciare le mosche dove vuoi, sapere dove sei, il controllo, e incominciare a capire anche quale peso dobbiamo usare in determinate situazioni. Dopodiché uno poi pesca a filo, pesca con la canna sotto l'ascella, ci fa tutto quello che vuole, fa tutto il cinema che vuole, però ci sono, prima di arrivare, il filo è una tecnica a mio giudizio evoluta, ok? Non è la base della pesca ninfa. La base della pesca ninfa secondo me è un terminale del genere, questo è uno può usare anche un conico da 7 piedi, ho fatto usare il conico a 7 piedi, comodissimo, ci fai quello che vuoi, questo è 180 centimetri, ci attacchi 1,50 metri di più o meno di
di finale ninfe, e con questo terminale qua uno pesca ninfa benissimo e impara, incomincia a imparare a mettere le mosche dove vuole. Perché io di corsi di pesca ninfa ne faccio tanti durante l'anno, non ultimo mercoledì scorso, però ho visto che allora la parte più difficile da imparare è il contatto con le ninfe, perché uno butta in acqua le mosche, poi le mosche vanno per conto loro. E lì stai pescando non una ninfa, ma stai pescando con le ninfe, nel senso che hai messo su due cose pesanti, le hai buttate in acqua e aspetti che succeda qualcosa. Bisogna cercare invece di, ripeto, di capire che cosa sta succedendo in acqua, a che profondità sei, dove sono le tue mosche, e se io le voglio far passare là, a quella profondità, devo imparare a metterle e a usare la corrente, perché è molto importante anche, ed è viene in aiuto chi ha pescato magari al tocco, nel modo di lettura del fiume. È molto importante saper leggere il fiume, vuol dire capire le correnti, dove mettere la ninfa, perché quella corrente ti aiuta a portartela sotto la pietra in una corrente diversa. E se sai leggere il fiume, prima di tutto sai dove sono i pesci, perché i pesci comunque, se non è successo un evento particolare, nel senso che è arrivato il cormorano, si è mangiato il pesce che era lì, o è passato 10 minuti prima uno che ha preso, ha disturbato e coso, i pesci sono in posti classici e canonici. Se uno vede il fiume, te li posso dichiarare tutti, uno è lì, 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 perché non può essere da un'altra parte. Perché il cibo, bisogna comunque fare presente che il pesce cerca di consumare meno energia possibile durante l'alimentazione, durante la sua vita. Quando noi vediamo un pesce che è in un correntone, magari l'abbiamo preso in una schiuma bianca, lui dice, miseria, che cavolo ci faceva qua? Eh sì, cosa ci faceva? Però magari noi sotto non sappiamo se c'è magari un sasso, e il pesce addirittura era al contrario, perché la corrente gli girava e non faceva fatica, il cibo gli arrivava con la corrente, con la turbolenza, e il pesce non faceva fatica a star lì. Però i pesci cercano di alimentarsi senza fare troppa fatica, perché lì li aiuta l'istinto e di conseguenza bisogna appunto imparare a leggere il fiume e a capire dove dobbiamo lanciare, cosa dobbiamo fare. Una cosa molto importante che io dico sempre, lo ripeto ormai da anni, che prima di andare a pescare in mezzo al fiume, dalla parte opposta del fiume, è sempre buona cosa pescare sotto i piedi, dove stiamo arrivando. Prima di arrivare, di mettere i piedi nel fiume, bisogna lanciare vicino a riva, a meno che non sia alta così, ma anche in tanta acqua così i pesci ci possono stare. Perché il ragionamento è uno: se io cosa faccio? Arrivo nel fiume, entro in acqua, e normalmente la stragrande maggioranza dei pescatori cosa fanno? Pescano dalla parte di là. Quante volte vi è capitato di farlo? Parecchie più o meno, no? Però la domanda che faccio io è: se tu arrivavi dalla parte di là, che cosa facevi? Entravi e lanciavi dalla parte di qua per prendere i pesci. Allora sei qua, pesca qui, peschi un po' più in là, un po' più in mezzo, e poi pesca dalla parte di là. No, è giusto. Di solito è così. Uno entra come un cinghiale e pesca di là. Ma se io non lancio di là, io di là mi frega il pesce che c'è di là. Eh sì, però comincia a prendere questi, poi peschi di là e prendi anche quelli di là. Insomma, quante volte vi sarà capitato di camminare nell'acqua e i pesci vi partivano dai piedi, in tant'acqua così? Sempre. Sempre, no? Allora pescali e poi pesca più là. Questa è una regola base che molti non seguono, perché proprio non ci pensi, no? Tu vedi l'acqua bella, l'acqua fonda, e dici, cazzo, sono là, no, sono qua. Poi li prendi anche là, però. Dopo l'errore comune,
È un errore che fanno tutti, lo vedi anche pescando, quando vai in giro arrivano tutti in acqua e... Tanti elefanti. Ma poi è meglio perché quei pesci lì non sono mai pescati, non pesca nessuno. Dopo va dall'altra parte che pesci di qui. Sì. È vero. C'è qualche domanda? Senti, sul mulinello, quella qualsiasi, No, allora, per pescare a ninfa sì, domanda giusta, io uso l'EDT, non uso la VF. La VF a me non piace perché... Allora, perché l'EDT comunque ti aiuta molto nel lancio, nel roll cast. E quando tu stai lanciando delle ninfe non puoi lanciarle overhead, io uso anche qualche termine anche per chi inizia, overhead vuol dire sopra la testa, no? E, non si possono lanciare le ninfe a questa maniera, perché la prima volta che sbagliate la ninfa vi picchia, a parte il coppino, però vi picchia sulla canna e la canna, se non si rompe subito la rompete la volta dopo, perché andate a segnare il carbonio comunque poi lavora, si aprono le fibre del carbonio e prima o poi si rompe. E poi rischiate comunque di pigliarvi le ninfe sulla testa o di attaccarle su tutte le piante anche del circondario. E di conseguenza per lanciare si usa tantissimo il roll cast. Il roll cast, soprattutto sul corto, lo si fa molto bene con l'ADT. La VF è già più difficoltoso. La VF, il roll cast va bene per il lago. Nel lago è il contrario, nel lago si usano solo VF, perché con roll cast devi tirar fuori tutto il belly per poi con il frawler, con non so, con il lancio che gli farà vedere lui, per chi non lo sa ancora, sarà però tutto il belly che deve lavorare per proiettare la mosca in distanza. Mentre per le distanze brevi, medio-corte, diciamo, la coda che aiuta è la DT. E la DT anche in pesca a secca, tutte le scuole che ci sono in Italia, all'estero è un po' diverso, utilizzano le DT, non utilizzano le VF. Quindi, allora, coda abbiamo parlato, terminale, qualche altra domanda su questo, sul filo? È un libro sciolto. Ce n'è più di domande, non ce n'è? Vado avanti? È stato così bravo. Ma le ninfe puoi parlare qualcosa più delle ninfe? No, ninfe non si può. No, tipo peso. Niente, bravo. Niente, dopo parliamo anche lì. Allora, cavolo. Cos'è che ho non c'è un cordino. Striking di che? Che ce ne sono in giro 400 da far due nodi. Si vede il nylon? Due cordini, li prendiamo le sue stringhe, sono belle lunghe. Allora, strike indicator. Lo strike indicator a me non piace. Non... C'è qualcosa che ti piace? No. Sì, qualcosa sì. Io ti dico la mia, poi uno fa quello che vuole. Ecco, adesso vi sto dicendo la mia esperienza, che può essere giusto o sbagliato, qualcuno può anche dire non capisce niente, poco, ci sono delle signore, bisogna contenere il linguaggio, non capisce poco, non sono d'accordo, ma ci sta, perché ognuno fa quello che meglio crede. Io vi sto solo dando e dicendo quello che io ho vissuto, quello che è la mia esperienza. E che tutto sommato quattro pesci mi fa durante. Però c'è sempre da imparare qualcosa da qualcuno, è la base, penso, di tutto, no? Eh sì, qualcuno. No, di conseguenza, ripeto, poi se qualcuno ha qualcosa da dire e dice no, non sono d'accordo, cioè, se ne parla, se ne discute.
per fare i braccioli, vediamo se troviamo un filo, qualcosa per fare. Eh no, se mi danno il cosa te lo faccio vedere subito. Ah, strike indicator, sì, mi sono distratto. Poi parlo del sesso. E sono quelli adesivi. Allora, gli strike indicator. Lo strike serve. Quando non serve? Una scimitarra. Grazie, tengo qua. Allora, serve in determinate situazioni. È abbastanza deleterio a livello di apprendimento lo strike indicator, perché non si impara a pescare a mosca, no, non si impara a pescare a ninfa con lo strike indicator, perché è come avere su un tappo, giusto? Uno vede che va sotto, tira. Pescare con la leggiante. È abbastanza triste come la cosa. Tenuta. Sì, però in determinate situazioni è indispensabile. E la situazione in cui è indispensabile è quando magari peschi in una lama su lance abbastanza lunghi, non ti puoi avvicinare al pesce perché su una lama anche abbastanza veloce, non una lama completamente piatta, uno non è che può entrare in acqua e comincia a tirargli delle ninfe sulla testa ai pesci, perché come ti vedono nelle lame, se non fai un po' di attenzione se ne vanno. Quindi si può utilizzare uno strike indicator proprio per andare a coprire molto più spazio, molto più metri, diciamo, di passata in maniera lineare. E parlando di maniera lineare, va molto bene quando si pesca nature stream in mezzo ai filari, perché se noi abbiamo questi qua sono dei filari, se io lancio o faccio una passata molto molto corta, però su un filare con acqua chiara, se mi avvicino, non so se avete pescato un nature stream, però uno come si avvicina i pesci, ciao, ti saluto, non sono andati via, ancora prima che ti avvicini, ancora prima di lanciare, e allora a quel punto se devi fare una passata, diciamo, sul bordo del filare, per forza di cose devi avere uno strike indicator che ti permetta di fare questa passata lineare, magari anche a distanza. Dove è concesso io non utilizzo quelle schifezze, i foam, tutte le porcherie lì, che nel senso quelle le puoi utilizzare quando vai a pescare dal piller sul piave, perché puoi usare in Veneto, puoi usare una mosca sola, no? E allora per forza di cose usi o la pasta o quegli affari adesivi o che cacchio ne so che cosa vuoi usare. Io quando pesco con lo strike preferisco fare un bel seggione, una bella mosca, bella voluminosa, grossa, magari fatta anche con il foam, si fa un corpo in foam, poi si mette del cervo, del cul de canard, insomma ci sono mille montaggi che uno può fare un terrestrial, può fare uno scarafaggio, un formicone, può fare quel cacchio che vuole, perché è una mosca che il pesce ti viene anche a bollare, ti viene a mangiare. Io mi è capitato spessissimo, faccio delle grosse imitazioni di sedge, di pescare con la ninfettina. Ovviamente si devono usare delle ninfe abbastanza pallina del 3 al massimo quando si usano queste artificiali, e capita spessissimo che i pesci ti vengono a mangiare la tua secca, la tua sedge, piuttosto che la sua. Io la faccio su amo. Sì, è una mosca che pesca. E qui la peschi in drop. Peschi in drop. Strike e drop. Si chiama così. Drop. Che anche forse è più divertente. Ma certo, è più divertente perché prendi pesce anche. Ti vedi il pesce che ti viene su e ti bolla. È divertentissimo. È bello per quello, soprattutto anche nei correntini. Perché poi il vantaggio. Io ho provato a pescare con delle sedge, anche delle sedge in parasciutte, ci sono un sacco di filmati che faccio questa mosca, l'ho fatta un sacco di volte, che è una mosca sul 10, una sedge con la parasciutte, con il cervo, e se noi vogliamo fare lavorare per molto più tempo in una corrente o dietro un sasso una mosca, non c'è come ancorarla con una ninfa, perché ovviamente la ninfa che noi abbiamo sotto ti va a rallentare la mosca
anche sulla superficie del, come si dice, dove è posata, della, della corrente, no? Quindi il pesce ha anche più tempo di venire a mangiarti la, la segge. E se i pesci stanno mangiando le segge, tu, ho provato nelle acque, insomma, molto, se tu lanci una segge in un'acqua schiumosa, in acqua bianca, sto parlando di, bisogna avere il controllo comunque, nel senso che il, questo è il terminale e la, questa è la segge, questo è il terminale, io devo essere in pesca così, perché se vado a lanciare nella schiuma bianca il terminale mi va sotto, come si dice, sotto l'acqua e mi, mi va sotto tutto quanto, anche la segge. Però io, se sono in controllo in questa maniera qua, anche nelle schiume bianche la segge ti lavora anche sulle schiume bianche senza andare via 200 all'ora, cosa che se invece tu vai a lanciare una segge in una schiuma ti va via 500 all'ora, non prenderai mai niente. Ed è un altro modo per prendere anche dei pesci in acque veloci. Questo è quello che ti posso dire sullo strike. Poi di strike ce n'è un po' di tutti i tipi. Gli americani hanno inventato quelle palline, non so se le avete viste, quella cosa tristissima. Pallina a pacca. Però ci sono. Qua. E, allora, passiamo a far due nodi, il bracciolo che mi, mi stava, stava chiedendo. Allora, io uso come, come filo il fluorocarbon, perché mi piace, perché è tanti anni che lo uso, poi se sia più catturante o meno catturante del nylon non mi è dato a sapere, io lo uso perché mi piace. Indubbiamente rispetto al filo si vede meno, perché basta metterlo in un bicchiere d'acqua, uno si vede benissimo, l'altro meno. Però boh, ai fini della, della, della cattura, non so, usate quello che volete, non sbagliate più. Allora, però per il fluorocarbon ci sono dei nodi, ci sono due nodi più o meno da fare. Perché se fate il classico barilotto, conoscete tutti, no? Penso il barilotto, al primo pesce l'avete strappato, perché non è un nodo assolutamente da fare, per, perché si rompe, è molto molto debole. Di conseguenza questo? Si vede? Io non mi vedo. Allora, questo è il filo che arriva dalla, dalla, dalla canna, dalla, dalla canna, insomma, dalla, dal terminale, e questo è il mio bracciolo, no, il bracciolo, il pezzo sotto che ho già tagliato. Vado a misurare già un mio bracciolo che sarà lungo circa 10-12 cm. Prendo il filo sotto, questo, e lo vado a, e lo tengo, lo stringo tra pollice e indice, così, si vede? Sì, sì. Formo un'asola e lo faccio passare dentro 2-3 volte. Questo è il nodo del sangue. Adesso lo faccio 2 volte per comodità. Importante che quando vado a stringere, nodo del chirurgo, nodo del sangue, poi lo stesso. Ma no, guarda, io non lo so come si chiama. Lui. Tanto poi i nomi non servono a niente. Basta. Siete secondo da pescare. Allora, stavo dicendo, è importante che i due fili, in, nel momento in cui vado a chiudere e nel momento in cui vado a eseguire questo nodo, siano perfettamente paralleli. Si devono andare a chiudere, vedete, insieme. Non deve essercene uno più lungo e uno più corto, perché se fate, se andate a chiuderlo male, il nodo si rompe, proprio non ci sono, non ci sono alternative. E vi si presenterà in questa maniera. Bisogna sempre usare come bracciolo il filo che arriva dalla vostra canna, ok? Perché in caso di rottura, al 90% la mosca qui, anche se ci dovesse essere attaccato un pesce, vi rimane. Ma non è tanto questo il motivo.
è che se tu attacchi un pesce, questo nodo, se tu attacchi la ninfa qua, questo nodo si stringe, ok? Come è naturale che dovrebbe essere. Se tu prendi quello opposto, sono in mezzo? Sì, sì. Vedete che non è naturale tirarlo così, il nodo vado ad aprirlo. Andando ad aprire il nodo, vado a creare un punto di rottura, perché questo mi va a aprire il nodo, mentre questo va a chiuderlo. Ed è logico, è di conseguenza che bisogna usare questo, perché questo è lineare e questo no. Ok? Questo è molto importante. Un'altra obiezione che mi fanno e mi dicono è che la ninfa dovrebbe stare staccata dal bracciolo. È una grossissima cavolata, perché se io su una pallina del 3 tu mi devi dire com'è possibile, se non uso un filo del 50, che questo resta così. Quindi queste sono le barzellette di gente che ha 90 anni e racconta ancora queste cavolate qua. Se proprio lo volete fare, volete avere un bracciolo dritto, faccio questa operazione. Se magari sto pescando a spider e voglio avere un bracciolo che guarda in alto, gli faccio un nodo del genere e a questo punto vedete il bracciolo che rimane su. Tanto questo vi succede in ogni caso, perché spesso pescando questo nodo si fa. Però questo nodo non va assolutamente a influire su la tenacia del vostro nodo, non va ad indebolire il nodo e la tenuta del nodo. Quindi potete tranquillamente farlo. Un altro, poi cortesemente far rivedere questo nodo, come lo fai a passo? Sì. Così ce lo ricordiamo bene. Allora, io scelgo già la lunghezza del bracciolo, ok, che sarà così, perché così vado poi a legare la mosca, il nodo, una con l'altra, mi rimane circa 10 cm. Ma adesso saranno anche 12 questi qua, tanto al limite se ne hai messo un po' di più non succede niente. Nel caso tu cambiassi il bracciolo, al massimo un paio di volte. Due volte, perché poi ti vai a accorciare parecchio, perché poi vai a prendere questo e poi se per forza di cose devi cambiare il trave, chiamiamolo così. Allora, questo è il mio bracciolo, che ho già scelto la lunghezza. Questa è la parte sotto di filo, lo vado a tenere tra pollice e indice, formo un'asola e lo faccio passare tutti e due i capi. Due, io lo faccio passare tre volte, questo adesso è un filaccio enorme, lo faccio passare due, ma anche due va bene. Vedete che il filo è perfettamente parallelo e vado a chiuderlo. Io vado anche a, con pollice e indice, a chiuderlo, prima di stringerlo forte, vado a fare quest'ultima, vedete che l'ho chiuso il nodo ancora di più, e poi vado a forzarlo un attimino. E questo è buona cosa, bagnarlo con l'acqua. Adesso dovrei sputazzarci sopra, non è il caso, perché comunque se è asciutto un po' di bruciatura la può dare, soprattutto col caldo d'estate così. Quindi se bagnate con l'acqua, perché la saliva comunque è grippante, non è proprio il massimo della vita per far scivolare le cose, però piuttosto che niente è meglio quello, però avete la mano in acqua, bagnate e vi scivola meglio il nodo. Sicuramente tutti i nodi bagnati vanno meglio. Un altro sistema per fare il bracciolo, sempre col fluorocarbon, è questo nodo margherita. Ecco, questo va assolutamente bagnato, perché i fili, vedete che si aprono, con i fili piccoli non se lo bagnate rimangono perfettamente paralleli e non vi succede questo. Però facciamo finta che non si aprono e sono perfettamente paralleli. Faccio una prima asola dietro e la vado a posizionare tra pollice e indice, la blocco. Faccio un'altra asola completa, ok?
A questo punto uno, se fa così, fa il perfect loop, lo sapete? Sì. Ok, io non faccio questo, ma vado a far passare nella prima asola il bracciolo e l'altro filo. Quando io vado a... Mannaggia. Sì. Quando io vado a lasciare questo, questo nodo, adesso ve lo faccio vedere. Allora, uno. Ma c'è lui davanti. Due. Due, non faccio il giro completo e faccio passare dietro. Allora. E ho fatto un 8, vedete? Stringo e io ho fatto il mio bracciolo. Questo è velocissimo. Anche lui vale la stessa regola? Sempre, è sempre. Perché adesso ce n'è un po' di più, vedi? Che se io vado a usare quello sbagliato, il nodo lo apro. È sbagliatissimo, invece deve essere così. Così il nodo chiude. E te l'ha detto uno che, non, che capisce molto poco di nodi e di pesca e di tutto il resto. Ma lo vedi che si apre? Non è naturale un nodo che si tira al contrario, giusto? E poi ti ripeto, se qua gli metto una palla del 4, ma mi dici come fa? Anche una palla del 2 su uno 0-12, ma tu dimmi come fa a stare staccato. Solo uno spider potrebbe, o una secca, eh? E anche se gli metti l'abito rimane fuori il dito. Sì, ma forse con un filo del genere, una pallina del 2,5 ti potrebbe... Forse. Sì, però... Senza corrente. Quanti però. Pesci... Per cui, quando certa gente dice queste cose, e purtroppo di queste cose, Pipam, i vari foro, sono piene, e sono cose che... confondono poi anche la gente e gli fanno fare delle cose sbagliate. Però, vabbè, digli che è quello che te l'ha detto, l'ha detto una minchia. Poi, perfect loop lo sapete fare, sì, no? Lo faccio vedere. Facciamo un ripasso. Due secondi. Ma allora, sì. Il perfect loop è il nodo che io utilizzo per lo strike indicator. Allora, questa è un'asola normale, ok? Salute. Che se ne va. Purtroppo. Voi vedete che un'asola normale è disassata, ok? È completamente storta. Ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Il perfect loop invece ho fatto come prima, asola dietro, giro completo, lo vado a tenere tra i diti. E passo in mezzo. A questo punto vado a da dietro, vado a prendere l'asolina anteriore. Allora, il trucco per fare delle asoline piccolissime, e non molti lo sanno, è quello di, quando io sono andato a prendere il filo anteriore, l'ho uscito. Allora, con la mano tengo la parte sotto del filo e con questo vado a tirare verso l'alto, vedete che si chiude? Il nodino. Se questa operazione lo fai con un filo fine e con uno spillo, un ago, ovviamente riuscirete ad ottenere una asolina anche che è di un millimetro. Però è l'unico sistema, quello di tenere fisso questo, il filo madre, diciamo, e di far scorrere con queste dita, con pollice e indice, di andare a tirare l'asolina. Voi vedete che si chiama perfect loop perché è perfettamente dritto, ok? E non è disassato. Una cosa che io reputo sbagliato, che ho visto in molti pescatori, che molti pescatori fanno, è quello di fare una asola addirittura così per la congiunzione della coda
al finale, praticamente fanno quest'asola sul finale, ok? E vanno a infilare quest'asola dentro all'asolina della coda. Quando si fa un lavoro del genere, che di solito c'è un 50 o un 52, voi avrete un finale che già è così, che va per i cavoli suoi, giusto? Mm-hmm. Piuttosto, se questa qui è l'asolina della coda, allora io le code le spelo, gli spelo gli ultimi 3-4 centimetri, cauterizzo un pochettino la punta e poi le vado a cucire, ok? Vado a ribaltare il backing, il 90% delle code sono con il backing, quindi lo vado, questo è il pezzo, no, questo è il backing, ok? L'ho spelato fino a qua e questa è la mia coda, ci siamo? Io vado a piegare il mio backing perché poi è piatto il backing, non è perfettamente rotondo. Qui l'ho cauterizzato per evitare che quando vado a cucire si vada a sfilare la parte sotto. Faccio questo, vado a creare un occhiello e la coda è qui dove ho il dito, e incomincio a cucirlo sia da una parte che dall'altra. Io le incomincio a cucire. E incomincio ago e filo, lo cucio. Nel senso della parola. Lo cucio, ago e filo. E filo di costruzione. E no, uso il Kevlar, quello che ho usato tante volte, il Power Thread, che ho usato qua tante volte. Però con l'attenzione di questo è il nostro filo sul bobinatore, io non tolgo il filo dal bobinatore, tiro fuori solo il filo dal bobinatore, lo faccio doppio e mantengo il bobinatore e doppio incomincio a cucirlo. Quando io ho finito la cucitura, che l'ho cucita bene da una parte e dall'altra, poi insomma gestitela un po' voi, vado a ritirare il bobinatore, questo è il bobinatore, e incomincio, lo tengo con due dita e incomincio a girarlo, perché se lo tieni con due dita lo giri, poi se hai un filino di manualità riesci a indirizzarlo il bobinatore, lo fai andare, se fai così o se fai così lo fai andare un po' come il joystick, un po' dove vuole, e vado a pizzicare un 2 mm anche di coda per fare una legatura diciamo tutta uniforme, e avrò creato un'asolina che è circa un centimetro e mezzo, 2 cm al massimo, ok? E con il filo di montaggio, perché il bobinatore, perché non l'ho staccato, perché poi mi serve per farlo roteare e per andare a creare la mia legatura. Quando ho fatto la mia legatura devo utilizzare una colla morbida tipo UU, come cavolo si chiamano, Bostik o la colla che si usa per le scarpe, del mastice. Non va usato assolutamente l'attac, perché l'attac te lo va a cristallizzare, diventa rigido e quando ti passa dal cimino croc croc non passa, se ce l'hai sì o se no il mille chiodi, quello che hai in casa, anche l'attack gel, però deve essere morbido, ok? Alla mia asolina, che era, dove che sulle, insomma era quella di prima, abbiamo fatto l'asolina, è sparito, ci ho fatto l'asolina. Alla mia esolina, che è della coda, ok? Questo ormai è la mia coda, e questo è il mio terminale, che comunque finisce con un 45, un 50, non so cosa usate voi. Vado a infilarlo dentro, faccio 1, 2, 3, 3 giri e basta, passo dentro e tiro. Vado a tagliare proprio aderente, e io ho fatto, fate presente che poi sarà così la solina, proprio piccolissima, e io vado a con tre giri a fissare il mio terminale. Quando io lo voglio cambiare con le unghie faccio così, se no e questo si è aperto, ok? Se lo voglio cambiare.
Uno potrebbe dire, però, se c'è il baffetto mi può dar fastidio, non passa dentro negli anelli, perché un pochettino non si riesce mai a, come si dice, a tagliarlo proprio, a meno che uno ha un taglierino, allora si riesce a tagliarlo ben aderente. Però poi si potrebbe dire, va a finire che il nodo mi si scioglie. Io, per ovviare questa cosa, vado a formare con la colla UV una goccia, ok? Vado a fare una gocciolina giusto sui tre giri del nodo. E questa gocciolina qua è fatta proprio a goccia, eh? Servirà proprio per farlo passare dalla coda, dal passante, e anche dai passanti non avrai più nessun tipo di incastro, e riusciremo a tagliare proprio il baffettino, proprio raso, perché tanto poi viene incollato con la colla UV. E questo è il sistema che utilizzo per coda terminale. Io lo uso da tanto tempo. Allora, se poi arrivo, se voi usate le calze o usate quelle code che sembrano una cosa bellissima, che hanno già l'asola, a mio giudizio sono una cosa che non vanno assolutamente bene, perché la doppiatura, che è lunga così, di una coda su una coda 2 o coda 3 o coda 4 ti va a sbilanciare. Se uno capisce qualcosa di lancio, non dovrebbe neanche fare una cosa del genere a livello di costruzione, perché ti va completamente, hai una coda del 2 e poi hai una doppiatura in punta e vedi che la canna tira di quelle legnate quando la coda arriva in acqua, ed è quello, tu la togli, fai una asolina del genere che praticamente non ha nessun peso e tu vedrai che la coda cambierà così e così. Poi è la stessa cosa la calza sulle code leggere, a mio giudizio, non va usato, perché va a sbilanciare tantissimo la coda, mentre la calza la puoi tranquillamente metterlo su una coda da laghetto del 7. Ma sono così grossi, usano una spay, insomma una calzettina, sì, certo, non ne devi mettere su tanto così, però io ho visto che più di tanto non... Volevo chiederti, lui poi arrivo. La goccia di colla UV non influisce sulla tenuta dell'acqua. Va bene che abbiamo un 45-50. Tenuta? Sul nylon, non è che lo brucia, lo cuoce. No, l'UV. Non ha nessun componente dentro che può essere assoluta. Anche perché io lo sto facendo da quando c'è l'UV, quindi non mi è mai successo. Vabbè, siccome altre cose. Di a farla piccolissima. No, l'UV, guarda. L'UV proprio niente. Allora, tutte le cose che ti dico è perché le ho già fatte. Gli esperimenti li ho già fatti, e se te lo dico è perché... Poi a uno, ripeto, può piacere, non può piacere, e questo è un altro paio di maniche. Però... Ben influente, diciamo. Dicevi prima che cucivi la tua asolina col filo Ultiredli. Sì. Poi alla fine lo fai girare. Sì. Come lo fissi? Allora, con il nodo che fai per fare le testine, con il bobinatore, no, annodatore. Quando tu sei arrivato alla fine, molli la tua asolina, prendi l'annodatore e fai 3, 4, 5, 6 giri, chiudi, 3, 4, 5, 6 giri, chiudi, tagli e gli metti la colla, basta, finito. È come fare una testina, no? Su una mosca. E la vai a chiudere quella maniera lì, perché diversamente sarebbe difficile chiudere, dovresti fare, come si chiama, mezza bocca di leone lì, però anche se no, bocca di lupo, ecco, è uno che mozza per lo stesso. Molla, insomma, si può chiudere. Sì, l'annodatore è quello che fai le testine delle mosche. Io lo faccio due o tre volte, magari 4-5 giri, tiro, 4-5 giri, tiro, però una volta che hai messo la colla è indistruttibile. Quello del 100 grammi o 50? 50 basta e avanza, anche perché non vai a ingrossare troppo. Io magari sono un po' tardo, però cucire
Ago e filo. Ago e filo. Questo è il backing. Tu prendi il tuo aghino e fai dentro, fuori. Se non ce l'ha, io di solito mi faccio di quei buchi nelle dita e sono bestiali. Italiano. Morsetto. No, anche morsetto. Tu lo prendi sul morsetto, fai così, soprattutto i primi infili l'amo, poi se non riesci a tirarlo fuori, lo metti dall'altra parte e tiri, ti aiuto. Aiuta di quel certo aiuto. È indispensabile la cucitura. Sì. Sì, perché alla prima tu non fai la cucitura, metti sul filo di 50, lo tiri un pochettino, fai di frac, si disfa tutto. E se non metti la colla, per forza. Ma la colla noi non metti l'attacco, una colla che mi tenga una legatura bella stretta con cui colla tiene alla grande. Ascolta, io questo problema non me lo sono fatto, io la cucio, impiego 3 secondi in più e, non, e poi attaccare un cinghiale, poi attaccare. Con due mani, con salmoni, te li ho perfettamente. Sì, sì. Allora, tu stai lavorando su una sezione di backing che è completamente diversa. Stai lavorando con delle colle che ti servono. La colla che io gli metto sopra serve solo ed esclusivamente per preservare la legatura. Non serve per incollare, hai capito? Perché se tu metti una colla morbida, io non so che colle usi per le code da... Sì. E del cianacrilico, non sono colle magari morbidissime, stai lavorando su una sezione che è un decimo di millimetro, ma non è un millimetro, no, un decimo di millimetro, no, mezzo millimetro, top. Il backing di una coda 2, di una coda 3, stiamo parlando di quello, non di code spei o cose. Di conseguenza la cucitura ti serve proprio perché non sei in grado di incollare quella cosa lì. A meno può capitare di farla in loco, no? Di farla durante la metropesi. Ma guarda, io se mi si rompe e faccio e mi si rompe una cosa del genere, mentre pesco faccio il nodo che non mi ricordo come si chiama. Nodo chiuso. Bravo, quella roba lì. Hai presente, no? Questa è la coda. Tu arrivi qui, fai questa. Passi dentro 3-4 volte e tiro fino a sera, finito, e non mi faccio un problema, poi me la rifaccio. Però sinceramente a me non si è rotta mai. Quando ti si rovina la rifai, ma ti dura un anno di più, è una roba del genere. E a mio giudizio è indispensabile, come si dice, legarla. C'era una coda, le Varivas, le prime, avevano dentro, hanno dentro un filo di nylon che ha 8 buchi interni per la galleggiabilità, come fanno in giapponese a fare 8 buchi in un filo del genere. Questo domine Dio. Vabbè, comunque, e aveva del filo dentro, vi può capitare magari di trovare una coda che ce l'ha, e facevo la stessa cosa, non potendola cucire, cosa facevo? Formavo un gancio, lo vedete il gancetto? Quindi andavo a legare prima facendo una legatura così, lasciando fuori un pezzettino, poi questo pezzettino lo andavo a ribaltare, avevo formato un gancio, di conseguenza era impossibile poi da sfilare, capito? E questo reputo che sia, dopo tanti esperimenti fatti, perché anche quello di passare il finale dentro la coda, che c'è chi si mette a fare anche queste cose, è bello, io non ci ho mai provato. Sì, però rompi o spezzi il finale o devi cambiare tecnica. Io vado in giro, ripeto, poi con un mulinello solo. Con un mulinello ci pesco ninfa, ci pesco secca, ci pesco come cacchio ci voglio pescare. E se voglio cambiare il terminale con l'unghia, lo apro e lo cambio. Se invece ce l'hai nella coda, è già più un casino cambiare. Insomma, a me non è bello perché scorre bene. Però a me non entusiasma. La cosa migliore che ho trovato è... Però hai già una nasolina lì che se fine fine sul 45 ti fa croc 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 da tutte le parti. Facci caso. Lo so, sono quelle cose che...
A me non piacciono e non le faccio. E... poi uno, ripeto, uno dice lo faccio, mi trovo bene, la faccio da 50 anni. Va bene. Che ci sta. Quello che va bene a me, non per forza di cose deve andare bene a un altro. Tutto lì. Domande? Ma sempre tornando sulla cucitura. Sì. Il lungo immagino, il largo. Allora, io sono riuscito anche, perché poi uno è anche psicolabile. Ecco, stavo pensando a quello, non c'era dei problemi. Cioè, io sono riuscito a cucirlo dal mezzo verso l'esterno, girarlo sempre dal mezzo verso l'esterno, quindi cucito da una parte e dall'altra. O se no, se lo cuci a metà e vai solo da una parte non succede assolutamente, però ce la fai, incrociato, grazie, va che ci sono dei badili al posto delle mani se riesco a farlo io, no, e dipende, uncinetto non ce l'ho, non sono riuscito a farcelo questo passare. Croce perché tutto croce si scrivice con discartino, però viene bene, provate a farlo, viene, vi assicuro che viene bene e soprattutto funziona. Funziona perché poi per cambiare un finale ci vogliono 2 secondi, avete visto, no? Il nodo normale si apre con le unghie. Un'altra cosa carina di questo nodo... No. Allora, questa qua è la vostra mosca, no? E state lavorando sul bracciolo che si accorcia sempre di più. Voi sapete che ogni nodo che fate perdete circa 1,5 cm di filo, no? Ok? Però adesso che cazzo lo taglia questo? Vabbè. Ho preso l'anello sbagliato. Aspetta. C'è un altro serramano. Sì. Buono. Scegli d'altro. Oh. Accattano più. Bella sta roba. Allora, questa è la vostra mosca. Se siete ai minimi termini e siete pigri e non avete voglia di cambiare il bracciolo, tutte queste belle storielle qua, voi avete, ho fatto un nodo normale, l'avete visto? Passato dentro 4 giri, 5 giri e lo chiudi. Con le unghie lo aprite, avete visto che l'ho aperto? Basta tirare verso l'esterno. Questo pezzettino qua, che è rovinato, che è circa 1,5 cm, che è quello che andate a perdere. Se io l'avessi tagliato, il mio nodo era già qua e avrei dovuto usare questo pezzo. Allora io continuo ad usare questo pezzo rovinato. Questi sono trucchetti, sono minchiatine che però alla fine della fiera sono utili. Vado a usare il pezzo nella mosca. Giri, sì. tre perché ho il filo del 45, sì. Io di solito ne faccio 5 o 6 e poi fai un giro solo e tiri. Allora vedi, faccio un giro solo, allora io vado a tirar fuori solo il filo rovinato, lo vedi? Lo vedete? Sì. Tiro e praticamente ho guadagnato un centimetro, perché sennò sarebbe stato qua. Una scematina, eh. Vado a tagliare il filo rovinato e ho utilizzato al massimo il mio nodo. Un altro nodo, Non si riesce a vedere come dovrò passi dopo. Uguale, non faccio nient'altro, eh. Allora, l'ho tolto, così, lo inserisco, vado a fare ancora 1, 2. Io qua, ripeto, ne faccio 3 perché sto usando un 45. Vediamo dove la passano adesso. Dal buschi, nel buco sotto. Nella soliera. E poi ti solo uno non rientra. No. Allora, se tu rientri nell'altro non puoi aprirlo. Esatto. È il nodo girello. Non si apre. Sarebbe il nodo girello. È impossibile. Beh, il nodo è il nodo. Quello che ha. Questo si chiama. Quello che è oppure vedi? Quello normale. No, con tutte e due. Con tutte e due, sì, non si lascia andare. Vedi che... Sì, allora, qua ne ho fatti 3, però con nodo normale ne dovevi fare 7. Ma si scioglie il normale? No. Se lo tiri, no? No.
se non è troppo. Se lo faccio solo come fai tu, solo da una parte. Io allora una dipende. Parte allora, sì, con lo stroft per esempio si fa perché è molto. Viscido, che cacchio ne so, è molto. È siliconico, è con tanti altri nodi no. Ma poi io ripeto, io uso fluor carbon. Comunque, avete visto che questo qua mi è servito solo per fare il nodo, ok? Adesso vi faccio vedere un nodo, vedo che di giovani ce ne sono pochi, per i non vedenti. Per chi usa l'orrana. Anche io a 6 anni ero non vedente, quindi non voglio offendere nessuno. Allora, sempre la mosca. Io faccio passare, questo non si può fare col bracciolo, a meno che il bracciolo non sia molto lungo. Tengo un capo di 4-5 cm fuori, pizzico e tengo tra pollice e indice, così, ci siamo? Sì, sì. Così, prendo la mosca e faccio 1, 2, 3, 4. Questi sono 4, non sono 25, perché non vanno fatti. Anche 3 possono andare bene. Io ho un'asola molto grossa, questa è reale come grandezza, la passo dentro, e porca miseria, non posso non vederla, tiro appena appena, non devo tirarla tutta completamente, quando mi arriva in battuta chiudo il nodo, ok? E questo è un'asola che riesci a fare quasi anche al buio, perché lavori su asole molto grosse. E la faccio rivedere. Questa è una figata, ti risolve. E poi è un nodo che tiene veramente tanto. Allora, passo dentro. Lascio il mio bracciolino. Così, ci siamo? Faccio anche le mosche. Con le mosche secche si può fare, però la mosca secca non avendo peso, bisogna avere molto. Questo deve essere molto più lungo, deve essere così, e allora riesci a farlo roteare un po' di più e ce la fai. 3-4 giri, l'asola è grossa, è enorme, quella sopra, ce n'è una sopra, sola sopra, lo passi, lo tiri un pochettino, non si arriccia, bagni. Allora, se tu lo tiri troppo, tirando si arriccia, è vero che non devi farla, la fai anche un filino più piccola. Invece se tu lo tiri fino a qua e tiri solo l'ultimo pezzettino, non si arriccia. Questo è anche un buon sistema per quando vai a montare delle secchine sullo 0,10. Devi avere l'accortezza di farlo scorrere senza te, perché a volte quando fai il nodo normale l'ultimo pezzettino di 0,10 è arricciato. Invece se tu lo tiri solo quando è in battuta, non ti si rovina. E vai a lavorare su asole molto grosse, non devi star lì a centrarle e a cavarti gli occhi. Questo è chiaro? Questo è un bel nodo, ricordatevelo e fatelo, perché tra le altre cose, come ripeto, tiene molto bene. Quindi? Soprattutto il collo preciso. Sì, perché porca miseria, delle volte sei lì. Ci vedi più scuro, e col buio poi è veramente un casino, mentre se lavori sull'asola grossa non ce la fai, no? Ce la possiamo fare. Cosa avete, qualche domanda, volete, non so. Quanto hai il tip del 12, che hai detto per le nicchie, se mai non so di usare un tip di misura maggiore? Bracciolo del 12 sul filo del 12? Allora, io sì, normalmente non faccio mai 14, raramente lo faccio. Io quando parto con un filo tutto trave e anche bracciolo. Sì, non sto, anche perché due fili della stessa misura, soprattutto quando sono piccoli, secondo me tendono a tenere meglio quando fai il nodo, perché hanno lo stesso diametro. Quando ne metti accoppiato uno più grosso e uno più piccolo, secondo me, almeno dall'esperienza che ho avuto, ho rotto qualche volta in più.
e di solito uso cioè, a me hanno fatto vedere facendo il tip, interrompi il tip all'altezza del primo bracciolo. Metti un micro ring, dici che è pesante, ma micro ring sì. È micro e infinitesimale il peso. Lì attacchi un bracciolo. Sì, sì, ci sta. Attacchi. Vabbè, ma lì ci puoi mettere anche il 50 con lo 0,20 o lo 0,12. Perché così se perdi una devi fare. Ma sì, ma al prescindere. Ma col micro ring adesso stiamo parlando di noi, con il micro ring sì. Puoi mettere 0,18 di trave e il bracciolino del 12 anche, senza 14 o 12. Ti scende lì col 16 e poi il bracciolo. Ma assolutamente 14, sì. 12, ma certo. Ma lì non hai un nodo con due fili di diverso diametro, perché hai il micro ring che ti fa da. Ma la finalizzazione era quella di perdere una ninfa sola, perché rompi soltanto un. Sì, però non sono d'accordo, è meglio perderle tutte e due. Una ne devi perdere. Che sono qua a fare. E se le perdi tutte e tre dico. Che disdetta. No, perdete le ninfe, ragazzi, non stiamo qua a lesinare una mosca, un amo. Pasturiamo. Ma no, poi l'hai usata una volta, poi la riutilizzi, lasciale giù. Qual è la profondità ideale per pescare le ninfe? La profondità dove sta il pesce. No, scusami. Allora... Non è banale, nel senso è bella, anche la mia risposta non è sbagliata, dipende dove tu vai a pescare. Allora, per avere una bella pesca senza far fatica, senza mettere ninfe troppo pesanti, condizioni diciamo ottimali sono 70-80 centimetri. Massimo un metro, e allora a quel punto riesci a avere delle ninfe non troppo pesanti, ma riesci già a usare un 3, due ninfe del 3, o dipende poi anche dalla velocità. E di conseguenza penso che sia la profondità dal mezzo metro al metro. Poi puoi pescare a ninfa in tanta acqua così. Anche. Se ti capita dire un mastallone, trovi quei buconi profondi 2 metri, come ci va giù? Sui ninfoni del tuo? Allora, ovviamente devi aiutarti con il peso, con le ninfe, chiaro. Però ci si può aiutare anche con dei lanci che vengono fatti molto più a monte rispetto a un lancio normale. Nel senso, se tu stai pescando, tu vedi i pesci e ce li hai, diciamo, sotto la canna, in high stick, tanto per capirci. Tu puoi lanciare 5, 6, 7, 8 metri più a monte, vai a sfruttare la corrente a monte e quindi magari vai a sfruttare anche dell'acqua bianca dell'inizio della buca per andare giù sul fondo. Ovviamente devi andare in recupero, devi andare a sentire poi le ninfe. Quando sei a 3-4 metri da te, quando reputi che sei nella zona dove ci sono i pesci, ovviamente vai, ti metti in pesca e ti metti in pesca in high stick, in contatto con le ninfe, e a quel punto puoi usare magari delle ninfe che non sono così pesanti come se dovessi lanciare da qual tavolino, perché se lanci da qual tavolino devi andare giù 2 metri, devi avere su delle cose con la pallina del 4-4,5, insomma, è piombate. Io quella roba lì non la uso proprio, perché non serve assolutamente, e se sai pescare non serve. Sì, se peschi in 5 metri, però vado via, cazzo, scusate, vado a pescare da un'altra parte. No, sì, se c'è un pesce da 20 kg magari ci tiro anche. Però secondo me non servono. Io al massimo nelle scatole ho del palline del 4, più là non ho neanche il 4 e 6, sempre per il discorso che non li posso usare, quindi
quindi non ci sono le scatole. È meglio piuttosto fare magari una ninfa un po' più grossa con dentro due o tre palline del 3, del 3 e mezzo, del 4. Ti viene una mosca un po' più meno sbilanciata, però ti deve aiutare un po', ripeto, con le correnti, se non riesci, o se no devi mettere su dei ferri da stiro, non so. Però se devo mettere su dei ferri da stiro, ripeto, prendo e vado via, vado, pesco a 10 metri più su, 20 metri più su. Altro? Queste nuove code 000, 00. Ma arriva doppio zero. No, c'è la triplo zero. Sono delle code finissime. Allora, queste code qua sono state inventate perché non si può pescare. Perché hanno vietato ai ciechi e di conseguenza a tutti gli altri di pescare con il filo. Quindi dice cazzo. Una discriminazione contro i ciechi. Sono ciechi ma ci vedono bene sti stronzi. E avendo tolto il filo, la prima è stata la Rio, ha pensato di fare queste code finissime che andassero a sostituire il filo. La triplo zero è 0,55 di spessore, quindi mezzo millimetro, no? Che io le ho provate, non ci ho trovato questa grande differenza. Si che finiscono il filo dignitosamente, ovviamente sono più pesanti. Tu prendi 3 metri di quella coda lì e 3 metri di filo, le pesi e vedi che pesano 4 volte tanto. Sono comunque leggere, molto più leggere ovviamente di una DT qualsiasi, però non vanno a sostituire il filo. Il vantaggio è che la usi, ci sono due bollate, riesci ancora a 15 metri di stenderla, perché ha comunque un peso superiore al filo, capito? Riesci a pescarci a secca. Però allora, io un principiante gli consiglio vivamente di usare una bella coda di T3, un terminale al massimo di 3 metri e mezzo, ma al massimo, un terminale dalla fine della coda all'ultima ninfa, e di farsi un bel po' di esperienza così, perché il fatto è che tu devi, quando uno poi incomincia ad avere un po' di dimestichezza con la pesca ninfa e con il lancio, perché il lancio non sembra ma è importantissimo, no? Se io devo lanciare da qua al muro, io ti tiro fuori al primo lancio una determinata quantità di coda, perché io lo so già, senza misurare niente, ti metto la mosca a un centimetro dal muro e te la metto 100 volte a un centimetro dal muro, e bisogna arrivare a volere mettere le tue mosche in un posto e la devi mettere lì per 15 volte. Non puoi metterla una volta qua, una volta là, una volta là, una volta su, una volta giù, perché vuol dire che non hai la padronanza del lancio, vuol dire che non sai lanciare con la ninfa. E lanciare con la ninfa è anche poi fare il roll cast e rollare le mosche, perché non si lanciano anche le ninfe? Se tu lanci una ninfa e magari sei in un'acqua non velocissima, quando tu la lanci in overhead sopra, quando la vai a lanciare in acqua ti fa un botto che non finisce più. Alcune volte si va a stimolare la trota perché sente la mosca che cade in acqua, pluff, come sente, pensa che sia cibo e parte, ti mangia la ninfa. Però altre volte sente casino, se è un pesce magari disturbato che è stato già pescato e va fuori dalle scatole, ti sei magari, hai spaventato quello, hai spaventato tutte le altre. Di conseguenza bisogna avere padronanza del lancio, soprattutto del roll cast. E avere padronanza del lancio all'inizio, se lo fai con un determinato terminale adeguato che ti carica e ti permette di mettere le mosche
nel posto giusto, sempre nello stesso posto, ti aiuta. Dopodiché uno può... Ostia, la vespa. Sono allergico, eh? Vieni qua. Vieni. Aspetta. Vi faccio venire mal di testa. Scusate. No, una vespa. Vespissima. Non deve fare. Adesso la puoi uscire. Ci sono dei giorni quando tu perché lanci a monte, tieni in tensione, prima che arrivi a te, dei giorni ta bocca quando la ninfa è proprio la vincolata sul fondo, prima che arrivi a te. Sì. Ci sono dei giorni invece che non prendi quasi niente così e devi lasciare andare la ninfa fino a valle. Fino a passata. E quando la fai salire, allora bocca, soprattutto il tempo. No? Sì. Temo è abbastanza normale che si comporti così. Ci sono delle indicazioni particolari quando, quando la lasci andare in giù? No, il... animarla? Allora, io normalmente quando parto a pescare in un posto faccio le prime passate e le faccio naturali. La prima passata, perché dico che è importante lanciare bene? Perché la prima passata ti dà il 90% della boccata, è sempre la prima. La seconda, le probabilità di prendere il pesce calano drasticamente, però sto parlando di una condizione di acqua, diciamo medio-bassa, ottimale, che sono i 50 cm, 70-80 cm, e di un pesce che si sta alimentando. Perché se tu vai al 31 di dicembre a pescare sul Lado, che cacchio ne so io, e i pesci hanno sulla sciarpina, c'è un freddo della Madonna, ce ne possono anche essere lì 10, però la vedono e magari non te la guardano, hai capito? Quindi devi avere del pesce attivo che è fuori, è in caccia, e se tu in un'acqua corrente gli fai passare una mosca nella maniera corretta, non se la fa, non se la fa passare via 50 volte, la prima volta la vede e la prende, soprattutto nelle acque veloci, perché non hanno neanche il tempo, a essere anche una mosca bruttissima. È meglio far passare bene una mosca brutta che far passare male una mosca bellissima, perché è facile che tu non prendi un pesce con una mosca bellissima e dici magari è perfetta, sì, però gli è passata male. Invece se gliela fai passare bene anche in un'acqua veloce, io ho provato a prendere dei pesci con la pelle del salame perché ho fatto una scommessa, ho fatto un corso un giorno e io prendevo i pesci e lui no, e gli dicevo vabbè, capito, è bene o male, perché se no il corso me lo facevi tu a me, cazzo, scusami, e mi fa ma tu hai le mosche belle, tu hai di qua e tu hai di là, stavo mangiando un panino col salame e gli ho detto scommetti che prendo prima passato un pesce con la pelle del salame. Non è possibile, guarda, ho preso la ninfa, gli ho fatto solo la pelle del salame, prima passato l'ho presa, sono stato anche fortunato, però gliel'ho messa anche dove c'era il pesce. E soprattutto, però voglio dire, se gli passa, avete mai visto mangiare le foglie, le trote, è capitato, o il mozzicone? Di conseguenza quello che gli arriva, se questa fame sta mangiando, te lo mangia, hai capito? Poi la ninfa ce la facciamo piacere prima noi, perché deve essere bella, i pelettini giusti, le righine giuste, tutte uguali, e è vero che in determinate situazioni una ninfa fatta bene cattura magari di più di una roba improvvisata o di un colore sbagliato, una dimensione sbagliata, non lo so. Senti, quanto piccolo arrivi con le ninfe? Le ninfe del 20, 22, le 1? No, io arrivo a un 20, un 18, 20. Se mangio una roba più piccola vado a cercare funghi, non so, faccio mangiare qualcos'altro. Più in giù non vado. Cerco di fargli piacere quello che hanno alle scale. Quindi quando fai il muso del 20 cosa fai? Con la testina del 2 e 2 e mezzo? Eh sì, del 2. 2 e mezzo, non le slotted, ci può stare, quella normale. Ecco, una cosa che ho dimenticato di dire, soprattutto per chi inizia, ovviamente chi inizia anche a costruire comincerà a fare di tutto di più, però è più importante
andare a poi a capire nelle migliaia di mosche che uno butterà via quei 4, 5, 6 modelli al massimo e farli magari una fesentile, parliamo della, di una mosca che conoscono penso tutti anche chi sta iniziando, la mosca fatta con il, la piuma di fagiano, è meglio farla su amo 12 con 5 piombature diverse, sempre del 12, che averne una scompagnata dall'altra, una così, una fesentile, una gialla, una rossa, una verde. Trovata una mosca che uno ci crede, gli piace, gli funziona, a quel punto cominci a fare magari del 12 3-4 piombature, 3-4 piombature intendo dire magari a pallina del 2,5, del 3-3,5, del 14 altre 3 piombature, del 16 magari ne bastano anche 2, ma anche 3 non guasta mai, e avere una serie del genere, piuttosto che avere una scatola, la apri, c'è dentro il mercato del Senigallia, non ci capisce una mazza, poi con una ci prendi, poi non dici cazzo non ce l'ho più, bravo, ne avevi una, capito? Senti, cosa sì, cosa no? Io ce la metto. Gallopardo? Io uso gallopardo o gallina, il gallo non lo uso mai, il gallopardo è comunque abbastanza, non è rigidissimo, perché è una piuma lunga come fibra, di conseguenza è abbastanza, poi è molto imitativa, magari va a perdere un po' in morbidezza, ma ti va a riprendere insomma il colore, la colorazione, l'imitazione della, di una coda di una ninfa. Se no la gallina è un po' più morbida, non è proprio rigida, vai a usare le piume, quelle dalla parte alta del collo che non useresti mai. Pernice? No. No, la pernice la uso per fare i collerini, per fare le zampine, ma mai per la coda, perché una coda di pernice ti dura 2 pesci, 3 pesci, poi è rotta, è come non averla fatta, e allora non farla. E... La lunghezza cosa fai? Metà del corpo? La no, no, lunghezza come il corpo. Come il corpo? Sì, non di più. Come resa, amo gruppo, dritto o indifferente? Ma... io sto usando tanto il jig da un paio d'anni, scusate, a questa parte, perché sì, oltre a lavorare reverse, il vantaggio anche del lavorare l'amo reverse è che va spesso e volentieri a prendere il pesce nella parte superiore, no? Perché viene mangiato del pesce e ovviamente si attacca sopra. E quando il pesce si attacca nella parte superiore è la parte più dura della bocca della trota e quindi hai anche meno possibilità di slamarlo. L'amo dritto non lo uso tantissimo, ma per una mia cosa personale, e uso piuttosto il grub. Il grub ti dà abbastanza una bella forma della ninfa, la silhouette è bella. Allora, per Digones non li amo particolarmente, li ho fatti, li uso ogni tanto, non ci ho trovato questa grande differenza rispetto a una mosca classica, a me piacciono di più le mosche classiche, che poi magari uso tanto la fesente, io le mosche che uso le ho fatte tutte qui, le avete viste tutte, le avete tutte registrate. E tra le altre cose sono anche sul mio sito, perché quelli che avete nel mio sito sono le mie scatole, perché è roba mia, poi se ne sono appropriati mezzo mondo, però fa parte del mercato. Il collarino? No, il colore delle palline. Argento? Bah sì, sì, soprattutto dove ci sono pesci molto pescati, perché comunque un minimo di memoria il pesce ce l'ha. E quindi? Quando sei a Ponte Nossa e una trota si vede 10 miliardi di ninfe con la pallina oro, dopo un po' fa leva il Gigi, sono sempre quelli, poi si rompono anche un po' le palle. E ho notato che se usi una pallina magari nera, rame comunque abbastanza lucida, sul pesce molto pescato usi delle palline un po' meno tipo la pallina nera, così rende un po' di più.
o anche la pallina argento, comunque la pallina argento a volte rende di più o in determinati luoghi rende di più rispetto alla solita pallina oro. Il sole, le luci, le cose, la trasparenza dell'acqua. Guarda, differente. È tutto relativo, è tutto relativo. Ci sono delle situazioni che non ti spieghi, però magari ti mangiano l'arancio fluorescente sull'acqua perfettamente chiara, limpida, e uno dice tu. Ma senti una cosa, ma come mai io per esempio pesci con la pallina arancio non riesco a prendere? Sei sfigato? Non lo so. Allora, a volte si mettono determinate palline o determinate mosche quando uno è disperato. E per disperato intendo magari situazioni che i pesci non me lo stanno mangiando o che ne so, o hanno i loro problemi o... e allora uno dice ah la provo, però si vanno poi a provare tipo la pallina arancio, magari a te non ti sta neanche tanto simpatica, bravo, e non ci prenderà mai una mazza di niente. Io ti faccio vedere che andiamo a pescare insieme, tu non prendi niente, io ti faccio vedere che prendo, perché non perché uno è più bravo, perché uno magari ci crede, la usa con più fiducia come si deve e ci prendi i pesci, la usi te no, non ci prendi, ma è anche a volte, tante volte, questioni di simpatia di un artificiale, perché veramente lo usi magari in determinate situazioni sfigatissime e dici cazzo non prendo mai niente, cazzo quando va usata, hai capito? Poi la palla arancio io la uso molto quando c'è l'acqua un po' tagliata, quando c'è l'acqua un po'... Deve essere visibile. E serve a quello. Poi ci prendi, io ci ho preso anche con l'acqua minerale dentro la vasca di pesci, non è che volte te la devono passare via, li vai a stimolare, ma non è che non c'è una spiegazione logica con tutto, perché comunque hai a che fare con un animale, tu nella testa dell'animale puoi capire determinate abitudini, puoi capire un po' magari l'ambiente, leggi l'acqua, leggi determinate cose, però delle a volte ci sono delle cose spiegabili che dici beh. E non sto neanche a rovinarmi la testa a capirle, c'è chi si fa di quelle menate, quelle segmentali, si può dire segmentali, sì. Non è pubblicità. Ah, l'ho detto. E che sono allucinanti, basta leggere Pipam, posti del genere. Ma sono tutti pescatori da tastiera, se posso dirlo. Ah, l'ho detto. Sì. Sono pescatori da tastiera, sono. Li metti sul fiume e dici. Ma signore, ma cosa mi tocca vedere? Vabbè. Aperta e chiusa la parete. No, lascia. Senti, palline, slot, non slot, rosa, non rosa. Allora, la slotted ovviamente pesa di più di una pallina normale, concava, perché è una palla rotonda, è proprio la, come conformazione. Sui jig ci vanno le slotted, montate anche nel verso giusto, ma io ho provato a fare dei jig anche con la pallina, l'altra pallina. La morte sua è del jig è la slotted. E poi usarla, allora, su ami molto piccoli è meglio usare l'altra pallina, quella normale, perché la slotted essendo rotonda ti va a tirar via un sacco di gambo, vai a finire che vai a usare tanto gambo, sto parlando 16, 18, 20, se no io per il 90% uso lo slotted, perché quest'anno ho pescato con ami del 16, 14. Tu parlavi di un taglio giusto dello slotted, che sarebbe col taglio sopra. Sì, il taglio deve rimanere sopra la parte. Quando tu vai a montare la slotted, però adesso porca miseria, non posso farglielo. Tu la infili, questa è la slotted, così la infili dentro, questa si deve alzare così. Quindi il taglio deve rimanere sopra la maggior parte del taglio.
e poi la vai a fissare con del filo in modo che ti rimanga in questa maniera, perché se ti rimane in questa maniera si gira e fa il lavoro del jig, quello che deve fare, no? Se tu la metti al contrario ti rimane molto più centrale, rimane, rimane quasi dritta e hai perso. Quando la monti giusta riesci? Se la monti giusta sì, se la monti al contrario molto meno, non ti fa proprio il lavoro. Quello che tu dici tu che si alza quando sei in mano dritta. No, sul jig, ma anche sul groove, se tu lo, anche sul groove o anche su un amo dritto, se tu l'hai messa dalla parte giusta, se la alzi, questa ti fa l'effetto anche jig su un amo dritto o su un groove. Non ho sempre già girato quindi qualche altra domanda? I giovani abbiamo ancora tempo? No? Sì, no? No, qualche minuto ancora, possiamo fare l'alba. No, c'è tanto di quelle cose da fare. Solo le barciole, le distanze, c'è qualche proporzione? Allora, la proporzione sì, giusto, hai fatto bene a chiedermelo, è inversamente proporzionale o direttamente proporzionale, seconda, della velocità e della profondità dell'acqua. Quindi più l'acqua sarà profonda e più sarà veloce, e più dovremo cercare di avvicinare le ninfe. A me non piace mettere le ninfe a 30 cm una dall'altra, ma proprio è una cosa brutta. Si potrebbe anche fare, eh? E però ti lavorano male, perché sono due robe appiccicati uno all'altro, non mi piace. Io al limite uso 50 cm da una all'altra, che poi 50 cm sono comunque poche. E di conseguenza più è profondo e più è veloce, più si tende a avvicinare. Più si pesca in acque basse e in acque lente, e più tendo ad allungarle. Nelle lame arrivo a metterle anche a un metro una dall'altra, perché soprattutto in una lama lenta, diciamo, si presume che ci siano dei pesci abbastanza sospettosi. Bisogna avvicinarsi piano, non bisogna fare molto rumore, bisogna insomma fare un po' di attenzione. E se tu vai a mettere due ninfe tanto così una dall'acqua, quando lanci senti plof, plof, ciao, è finita. Se tu invece le lanci in tutti i modi e sono un po' più distanti, ne senti una fa, si appoggia una distante dall'altra e sei un, diciamo, molto più discreto. E anche perché se poi nelle correnti allora la distanza ottimale è questa qua, che io uso quello che ho fatto, che è un braccio, tanto sono 60-70 cm e più o meno va bene un po' da tutte le parti, partendo parlando di profondità, come diceva prima, ottimale, no? Quando vai a pescare da tant'acqua così al metro, se vai a pescare nelle buche, ripeto, bisogna o un tip della spalla, sì, un tip del genere, sì, se sei in una buca da che è lunghissima ed è fondo a 3 metri, ovviamente il tipo magari lo allunghi anche, perché sennò lo strike indicator è sempre sotto e a quel punto sì, contatto. Se hai un minimo di dimestichezza ce l'hai lo stesso, riesci a sentire lo stesso la mangiata, però insomma... Scusa, ninfe di peso relativo diverso, cioè a volte si mettono due ninfe uguali, sì, a volte una grossa e una piccina, quando è consigliabile fare così e quando è consigliabile mettere quella più pesante sul bracciolo? Esatto, allora io normalmente uso quella più pesante di punta, anche per una questione di comodità e di lancio, o una più pesante di punta e più leggera di bracciolo, o se no lo stesso peso. Se io invece voglio portare sul fondo una ninfa molto piccola o anche uno spider, perché non è detto che la ninfa di bracciolo di punta deve essere per forza una ninfa, io voglio, magari mi accorgo che stanno mangiando della roba piccola, che ne so io, o voglio fare un esperimento, voglio fare tutto quello che voglio io, vado a mettere una bella ninfa
a seconda di dove sei, del giusto peso di bracciolo, e a quel punto avrai la ninfa di bracciolo che ti va sul fondo e avrai il tuo ninfino, il tuo spiderino che ha, esatto, che o sopra o sotto, dipende come ce l'hai, ma normalmente se non la puoi non la peso va anche sotto, e però ti lavora sul fondo anche essa, hai capito? Se no non vale la pena stare a fare cose complicate, se non in questa condizione non conviene star lì a complicarsi la vita, perché poi vai a ingarbugliare, a far casino, soprattutto magari chi inizia gli conviene mettere una palla un po' più, sì, o uguale, un po' più pesante di punta. Ogni tanto si pescano anche con tre mosche, si può usare tre mosche dove si può, e non consiglio assolutamente di mettere su tre ninfe, perché all'inizio della fine si fanno su di quei casini che non finiscono più. E la mosca di bracciolo, un bello spider, bello spiderone, e ti accorgi anche quando incominciano a mangiare lo spider. Capita poi spesso che i pesci si mettono anche a bollare, perché è l'inizio della schiusa, delle emergenti, dei pesci che, degli insetti che incominciano a muoversi, e di conseguenza poi magari quando cominciano a mangiare lo spider, perché poi lo spider rimane bello in tiro, sotto ci sono le ninfe, lavora veramente bene. E questo è quanto. Bene, grazie. Grazie a voi.